Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale del grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima tua si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. Provvediti al tuo ordinario, filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Questo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia,
perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto per formare il popolo sacerdotale che hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari legasti ad essi e i collaboratori del ministero. Tuo Figlio, la dignità del presbitero, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il suo esempio guidi tutti ad un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, vieni e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
sacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
annuncio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro vescovo Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Francesco, oggi ammesso all'ordine del presbiterato. Rendilo bene guidatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Inneggiando al tuo parto, l'universo ti canta qual tempio vivente origina, ponendo in tuo grembo dimora chi il tutto in sua mano contiene, il Signore, tutta santa ti fece e gloriosa e ci insegna a lodare. Senza fine con lui nel suo regno glorioso. Renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Amen. Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. Del suo figlio, ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri, ti conceda di essere costruttore di verità e di pace, ad imitazione di Gesù Cristo, suo figlio. Amen. E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di